E Radio Radicale, siamo con l'onorevole Ascari del Movimento 5 Stelle, membro della Commissione Giustizia, per parlare con lei del question time che ha fatto oggi a Montecitorio sul braccialetto elettronico. Allora, abbiamo visto almeno tre casi, credo, di drammatico malfunzionamento del braccialetto elettronico che non ha avvisato la vittima per tempo, che avrebbe potuto salvarsi, e che ha portato alla morte di alcune di queste persone vittime di questo malfunzionamento. I casi sono stati diversi, cominciano a essere tanti, troppi. Già uno era tantissimo, perché una vita è una vita. Esatto. Come ha risposto? Io mi aspettavo che rispondesse il ministro Nordio, che era in aula, invece ha risposto il ministro dei rapporti col Parlamento. Com'è andata? Beh, non è andata bene per niente, perché non è stata data di fatto una risposta. Si è parlato di una task force che però ad oggi non ha concluso niente, dal momento che in un mese sono state ammazzate per femminicidio tre donne. Celeste Palmieri, che è stata uccisa con l'arma di servizio dal marito, aveva confidato pochi giorni prima di essere ammazzata a un'amica. Mi sento la morte dietro la schiena. E questo è un fatto ovviamente grave, perché questo è quello che provano le donne vittime di violenza. Provano paura, provano angoscia, provano terrore, e questa non è vita. Noi pretenderemo una risposta, pretenderemo che non ci siano più errori. Perché è inaccettabile che si possa perseverare nell'errore. Perché questi braccialetti elettronici, che sono strumenti importantissimi e sono un salvavita, non possono diventare una condanna a morte. Perché se non suonano, si inceppano o non segnalano la presenza di chi ti potrebbe far del male, questo errore può provocare la morte. E dietro queste donne spesso ci sono dei bambini che cresceranno senza la madre, e senza un padre, che è l'omicida. E quindi le istituzioni devono da subito, ed è già troppo tardi da subito, intervenire. Quindi noi staremo a monitorare, continueremo a fare istanze per verificare che questo tavolo lavori e che soprattutto si correggano questi errori che determinano questi danni irreparabili. Le risulta che la società che ha vinto l'appalto, che è una società privata, che ha vinto l'appalto per i braccialetti elettronici, ha avuto delle conseguenze per questo malfunzionamento? Perché qui c'è andata di mezzo la vita di tre persone. No, non mi risulta ci siano state assolutamente conseguenze. Le conseguenze sono state per le vittime, purtroppo, e per le famiglie. E, tra l'altro, il tema andrebbe ancora di più approfondito, vorrei precisarlo, perché siamo nel 2024 e viene ammazzata nel 2024 ancora una donna ogni 3 giorni dopo 40 anni di leggi sul contrasto alla violenza di genere. E sempre la signora Celeste Palmieri, quando si è accorta che il braccialetto non funzionava, ha chiamato le forze dell'ordine e lei è rimasta un'ora bloccata dentro a una chiesa con chi le faceva del male fuori. Questo è inaccettabile. Questo è inaccettabile. L'intervento deve essere immediato. Quando una donna chiede aiuto e c'è una situazione di maltrattamenti, stalking e violenza, una volante deve andare immediatamente. E quindi c'è anche da valutare il tema formazione, prevenzione, monitoraggio, perché tutti gli operatori che ruotano attorno al fenomeno criminale strutturato della violenza di genere devono essere preparati, formati, e sanno benissimo che bisogna intervenire immediatamente. E quindi anche su questo bisogna ragionare, perché è inammissibile che dopo 40 anni di leggi venga ammazzata ancora una donna ogni 3 giorni. Quindi vuol dire che le leggi non bastano, bisogna intervenire anche in un contesto culturale di radicamento di una violenza che è soprattutto radicata anche in un patriarcato che ancora sussiste, in cui la donna è un oggetto, non è vista come una persona, e quindi in questo modo ovviamente viene eliminata. E questo va sradicato dai primi banchi di scuola con, come propongo dal 2018, l'introduzione di percorsi di educazione affettiva e sessuale, che questo governo in nessun modo
sta tenendo in considerazione. Al Ministero c'è un responsabile di questo dipartimento che si occupa dei braccialetti elettronici? Sì, ci dovrebbe essere appunto... Lei non sa come si chiama? No, non so come si chiama, ma c'è proprio un responsabile che segue... Una task force. Una task force, ha detto il Ministro, che però evidentemente ha dato una risposta al Ministro copia e incolla rispetto a quella che ha dato un mese fa. E evidentemente... Cioè era la stessa presa poco? Era praticamente la stessa. E quindi questa task force evidentemente non ha risolto questo problema. Però se questo problema non è risolto, vuol dire che purtroppo questo malfunzionamento può degenerare altre conseguenze irreparabili. Sì. Lei ha capito perché Nordio non ha risposto direttamente? Allora, è un quesito che riguarda la giustizia, però è stato chiamato a rispondere Ciriani. Tra l'altro Nordio era presente in aula perché l'ho visto uscire, è stato attorniato da tante persone che gli hanno stretto la mano, ma ha chiesto conto al ministro, ma perché non hai risposto tu? Allora, è una competenza in parte di giustizia, noi l'abbiamo in realtà rivolta al ministro Piantedosi, perché qui l'oggetto è la sicurezza di questo meccanismo e quindi per competenza la risposta deve essere data da Piantedosi, anche se ovviamente all'interno del decreto Roccella che è stato approvato a dicembre 2023 è stata modificata attraverso anche il Ministero della Giustizia la norma prevedendo in modo automatico l'utilizzo del braccialetto elettronico per i casi di stalking. Oggi Piantedosi non c'era? Oggi non c'era perché mi risulta sia in Cina. Ho capito. Quindi praticamente avrebbe dovuto essere Nordio in qualche modo? Sì. Era presente, però non ha purtroppo risposto. In realtà questo governo non ha risposto e non ho sentito, mi dispiace, nessuna parola con riferimento alle vittime, alle tre vittime che in un mese hanno perso la vita a causa di uno strumento che doveva essere di tutela e salvavita. Le risulta che il ministro Roccella sia intervenuto su questo perché lei ha voluto, insomma, è una di Lei ha voluto le modifiche al codice rosso che sono state approvate all'unanimità qui, che prevedeva anche questo strumento? Allora, molte di quelle modifiche sono copia e incolla, ci tengo a precisarlo, di emendamenti che avevamo presentato noi, in particolare che ho presentato io, nel primo codice rosso che non passarono, e quindi mi fa piacere che abbiano copiato queste norme che sono oggi legge, come per esempio l'arresto differito. Che era una norma che avevamo proposto nel 2000, che io personalmente ho proposto nel 2018. Però non mi risulta che la ministra sia intervenuta su questi femminicidi. Però, ripeto, non l'ho letto. Va bene. Grazie all'onorevole Lascari del Movimento 5 Stelle, col quale abbiamo parlato del non funzionamento nei casi drammatici di cui abbiamo visto l'epilogo, purtroppo, del braccialetto elettronico. Grazie, onorevole. Grazie a lei. Grazie a lei.